documento di ben 4 pagine scritto fitto fitto e redatto da un gruppo operativo di cittadini capeggiato da Maria Scarsella e Claudio Robbimarga, da sempre attenti alle questioni del territorio e delle aree interne, da sottoporre questa volta ai candidati alla presidenza della Regione Abruzzo, ma non solo, anche alla cittadinanza e alle istituzioni locali. L'attenzione è rivolta soprattutto alle frazioni che secondo loro sono state completamente abbandonate negli anni. Pur conoscendo specifici problemi di Sassa, per loro i problemi sono per tutti i territori. Ci sono però su tutte alcune questioni che non sono più rinviabili. L'attenzione alla sanità, alle scuole, il rapporto e il dialogo che si dovrebbe avere con l'università o con eccellenze come il Gran Sasso Science Institute. E poi i borghi, quello di Pagliari di Sassa è un esempio. Qui si dovrebbero attrarre giovani coppie, si dovrebbero far vivere i disabili nella maniera più dignitosa possibile. Soltanto rivalutando i borghi si potrebbero creare anche dei posti di lavoro. Quindi noi l'appello che facciamo è che anche le, non solo le frazioni, ma anche le parti interne della Regione Abruzzo siano finalmente prese in considerazione. Ma in che modo? Allora, i nostri borghi sono borghi bellissimi e quindi però degradati, perché naturalmente il tempo li ha rovinati. Noi vorremmo recuperare questi borghi e c'era già un disegno della Regione Abruzzo dell'anno 2000 che indicava proprio, diciamo, questa possibilità. Dobbiamo fare in modo che le persone anziane, che comunque hanno ancora tante cose da dire e tante cose da fare, possano vivere tranquillamente in questi borghi e insieme naturalmente alle giovani coppie che poi andrebbero ad occupare queste nuove case restaurate. E insieme, questo è un sogno che noi a Pegliare con le nostre associazioni stiamo portando avanti da tantissimo tempo, dare uno sguardo ai disabili. Nel documento, in cui una larga parte è per le aree interne e le frazioni appunto, la proposta è anche quella di istituire una consulta di cittadini che possano dialogare con un assessore regionale alle frazioni, che non c'è mai stato in realtà. Per l'ambiente i problemi poi sono tanti, a partire dalle antenne a Pagliare di Sassa, passando per i rifiuti, la sicurezza della rete ferroviaria, autostradale, la creazione di collegamenti più importanti tra L'Aquila e le altre città. L'Aquila è carente, questo per loro è inaccettabile, sulla viabilità su ferro. E poi la viabilità in senso più stretto e altre emergenze, come i capannoni in disuso, ad esempio nella zona industriale. Emblematico è il caso dell'ex Sercom, la metro di superficie poi creata da RFI con 0 passeggeri. La scuola merita un capitolo a parte, secondo i due. Due esempi su tutti: la scuola di Pagliare di Sassa, la cui costruzione non è ancora iniziata, e il conservatorio Casella dell'Aquila. Uno è il polo scolastico di Pagliare di Sassa, dove naturalmente ci sono i finanziamenti, però non si capisce perché questa scuola non ha inizio, non comincia ad avere una vita. E poi il conservatorio di musica dell'Aquila, altro polo d'eccellenza, dove naturalmente vengono insegnanti e allievi da tutte le parti, non soltanto dell'Abruzzo ma anche d'Italia, e sta ancora in un MUSP e naturalmente sta andando a pezzi.